Ciao raga, vedete questo pacco qua? È un pochino più grosso del solito. Questo pacco qui è gigantesco. Adesso vi faccio vedere tutte le misure. Calcolate che è quasi alto come me. È larghissimo e vi ci potrei nascondere dietro. Quindi, muletto, lo porto di là, lo apriamo e vediamo che cazzo c'è dentro. Anzi no, l'ho già scritto nel titolo, quindi lo sapete già. Che video di merda. Bene, l'Airock è arrivato a destinazione. Adesso devo innanzitutto tirare via tutti questi tocchetti di legno, sbancalarlo tutto, controllare che non sia danneggiato, perché purtroppo in Italia i corrieri sono degli animali. No, non tutti, dai. Qua dovrebbe esserci dentro le gambe, le viti, gli accessori per giocare. Qua c'è dentro anche, qua sotto c'è dentro anche il motore, quello che soffia l'aria da attaccare alla presa. Questo qua praticamente soffia l'aria e la fa uscire da tutti questi microfori qui, così il disco viaggia velocissimo. Ok, montiamo le gambe. Io non guardo mai le istruzioni, cerco sempre su internet la foto di come viene fuori l'oggetto e di conseguenza lo monto. Dai, sono quattro pezzi di legno, su, cioè. Questo stronzo è bello pesante, quindi adesso come faccio a tirarlo su? Allora, prima cosa devo mettere questi quattro piedini sotto, che però sono fatti di plasticona, quindi se io li avvito sui quattro piedini e poi lo ribalto, lo appoggio sulle gambe per far leva, si spaccano tutti. Prima lo ribalto, i piedini li metto dopo col muletto, almeno lo alzo in verticale, vado sotto, track, e lo riabbasso. Dai, carino però, ma che bello grande. Pensavo che era un pochino più debole una volta messo in piedi. Ok raga, allora ho montato le gambe, l'ho girato, l'ho messo qui, adesso però vado a casa perché mi sono rotto un po' il cazzo. Finirò di costruirlo un altro giorno, provo e non cambia niente perché tra 5 secondi arriverà il giorno successivo. Ciao! Ecco il giorno successivo. Praticamente l'Airocky è rimasto più o meno lì dov'è. Adesso devo aprire le scatolette, montare tutto il pezzo del punteggio e poi di corsa devo prepararlo perché stasera, anzi stanotte, devo andare in bicocca a Milano a ritirare un noleggio che mi è partito stamattina. Adesso praticamente sono le 11 di sera, quindi devo fare tutto velocissimo perché questo qua deve essere pronto entro domani mattina alle 7, che c'è un noleggio a Bergamo e quindi devo muovermi. Il coso del punteggio l'ho sistemato, adesso devo fare i collegamenti sotto qua, attaccarlo alla corrente, mancano anche quei pezzettini qui e vediamo se funziona. Cioè il disco si muove di già, raga. Oh, perfetto, sarà anche una cinesata, però funziona benissimo. Adesso però proviamo effettivamente a fare gol con i dischetti, accendiamo start e vediamo cosa succede. Perfetto raga, e anche l'Airock è completato. Adesso vado a fare il noleggio, ciao. Raga, stiamo caricando il camion del noleggio della Bocconi. Questi qui dell'università hanno fatto la festa e io ho portato giù i giochi.